a tutti ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo vlog. Sì, era un po' che non vloggavamo, avevamo un po' di bisogno di farlo. E poi i nostri vlog, il vlog nasce come un tizio che parla davanti alla telecamera, sì, di cazzi suoi, sì, essenzialmente, sì, di quello che succede intorno al mondo. E invece era nato così il vlog. Ora invece uno che fa, usa i vlog per dare delle notizie, delle informazioni. Noi li usiamo in modo improprio i vlog. Esatto, esatto. Quindi, però sono fighi. Impropriamente noi useremo questo vlog per dirvi cosa, tre punti chiave del nostro canale. Tre punti, tre news. Il primo è essenziale punto. Lo dico io? E dillo tu. Ragazzi, abbiamo iniziato una nuova serie col signor Pepo 3393 sul suo canale. Esattamente. È importante sul suo canale. Spieghiamo un pochino questa serie di questa di serie, cosa tratta. Il nome, già dal nome lo potete capire, ragazzi. Si chiama Marvin vs Pepo. Sfide, ragazzi, sfide noi contro Pepo. Saranno delle sfide, come ha detto Vivi ora. Dove noi sfideremo Pepo in, sì, qualche gioco, e magari viceversa, magari succederà anche che Pepo sfiderà noi. Sfiderà noi, sì. Chi perderà dei tre, quindi cioè uno di noi due deve perdere, non possiamo perdere assieme, subirà la penitenza, o io, o lui o Pepo. Già alcuni di voi l'avranno visto. L'avranno visto perché è già uscito un video sfida su Agar. Esattamente, dove noi abbiamo occupato il canale di Pepo, sì, pubblicando un nostro video da lui. L'abbiamo proprio estirpato. Bene, allora a noi servono i vostri commenti sotto questo video dicendoci i giochi che volete vedere che affrontiamo insieme a Pepo, cioè contro Pepo. Esatto. E anche qualche penitenza. È bello che voi ci dite i vostri consigli, i vostri pareri. Sì, perché noi con la nostra testa non ce la facciamo. Non ce la facciamo, proprio con le penitenze siamo tarati. Siamo proprio tarati, sì. Un altro punto focale, cioè secondo. Il secondo punto focale di questo vlog è che abbiamo finalmente una stanza in RTS. Sì, proprio una stanza tutta nostra, ragazzi, perché come sapete siamo riusciti a entrare nel gruppo dei Game Grabbers. Esattamente. Quindi abbiamo questa stanza d'RTS e la sfrutteremo. Come avete visto abbiamo già registrato un video su, sì, Brawlhalla. Sappiamo che l'audio non è dei migliori, ragazzi, perché lo sappiamo, eravamo consapevoli. Però cercheremo di migliorarci. Anche se ho notato io che anche in altri canali più grandi forse c'è sempre questo difetto che chi è che riceve la chiamata, cioè tu stai registrando, io che non sto registrando la voce sarà sempre più bassa della tua. Sì, sì, per il semplice motivo che ora vi spiegherò, perché lo so anche. Mirillis prende l'audio del mio microfono, essendo io proprio lì nel momento davanti al computer che registro, l'audio è più forte. Tu vieni preso dal software però come audio esterno. Audio dei suoni di Microsoft. Ecco, e quindi è normale che è più leggero. Ed è un problema che non so se ci sia una soluzione a questo, eh. Però dai, tutto sommato non si sentiva. No, merda. Era piano, però si capiva quello che diceva, come minimo. Una volta che abbiamo questa stanza a disposizione, abbiamo anche la possibilità di fare dei mini tornei, magari. Dei mini tornei. Avete Brawlhalla, perché soprattutto lì li faremo. Sì, sì, sì. Impennatona. Dicevo, avete Brawlhalla perché soprattutto lì viene più facile, sì, fare delle sfide. Proprio perché si possono invitare, possiamo invitare gente, cioè altre due persone. Altre due persone, forse sono 4 o 5. Non mi ricordo se massimo era 4 o 5, comunque giù di lì. Magari ne sceglieremo due di voi ci scrivete nei commenti che avete questo gioco, ci dite che volete giocare con noi, noi ci organizzeremo, magari verrete contattati. Per fare tutto ciò però vi ricordo che dovete mettere mi piace alla pagina Facebook, sì, e mandarci la richiesta d'amicizia nei profili pubblici. Lì potete scriverci le vostre richieste. Bravo, sempre bravissimo. Volete giocare, ci dite, io ho questo gioco, voi l'avete pure. Possiamo andare a fare una partita, magari possiamo anche farlo, non si sa. Cioè, non è sicuro, quasi. Dipende pure tutto dai nostri impegni, da quando dobbiamo registrare. E dal tempo libero che abbiamo, che in questo periodo è bassissimo. Però non si sa mai, magari si organizza. Magari si organizza. Non ci siamo dimenticati di quel gioco, di quel torneo, di quel contest che abbiamo fatto, di Heroes of the Storm, ragazzi. Sappiamo chi siete, perché abbiamo. No, dovremmo avere i messaggi salvati, sì, nel gruppo. Ma voi per sé, per non ci riscrivete magari. Sì, riscriveteci di nuovo sempre su che Facebook. Ragazzi, ci abbiamo messo un bel po' di tempo, ma ora che ci siamo riusciti a prendere questa famosissima stanza, possiamo fare il torneo. Aspettavamo solo questo, aspettavamo una stanza RTS in modo da, sì, poter comunicare. Da poter comunicare verbalmente con voi. Però c'è anche da dire una cosa nel TS, che potremmo anche organizzare, come ho detto in un precedente video, qualche mezz'oretta, oretta in pubblico per chiacchierare con voi. Sì. Ci volete fare domande, volete avete qualche curiosità, qualche cosa, chiedeteci. Perfetto, si può. Quindi fare. Noi magari la sera, a orari e giorni scogniti. Bravo, se vuole, vi faremo sapere. Abbiamo un orario preciso, ma soprattutto la sera. Probabilmente ci troverete anche nella stanza pubblica del TS Review, ecco, con altre 316, che in descrizione troverete
il link del TS, come si chiama? Si chiama l'IP, se non sbaglio. Il server del TS. L'indirizzo IP del server. Sì. Quindi basta avere un TS, basta copiare e incollare l'indirizzo una volta che vi connettete, non c'è bisogno di password. Non c'è bisogno di password, dovete mettere solamente il vostro nome, l'indirizzo. E poi vi scatapottete nella chat, nella stanza pubblica, praticamente cliccando due volte nel nome stanza pubblica. Bravo, automaticamente verrete inseriti nella stanza pubblica e potete parlare con noi se siamo presenti, con Pepo quando sarà presente, con Luke quando sarà presente, tutti lo staff del GG. Esatto. E anche con ragazzi come voi che ci servono. Bravissimo, perché la pubblica, cioè in pubblica possono entrare chiunque. L'ultimo punto. Terzo e ultimo punto fondamentale, perché io direi fondamentale. Il proseguo del canale. Del canale. Avevo in mente di portarvi un gioco nuovo, che non è nuovo questo gioco, ma è vecchio. È nuovo per noi perché non ci abbiamo mai giocato, ma non troppo. Questo gioco è BioShock Infinite, il terzo, ragazzi. Ora, quello che noi vi volevamo chiedere è: vi piace questo gioco? Va bene per voi se lo portiamo sul canale come serie? O questo, o dovremmo comprare, il DLC di Dishonored. Anche se noi inizieremo BioShock Infinite, che magari voi volete vederlo, il DLC lo faremo lo stesso domani. Un pezzolino lo stesso. Che comunque ci è piaciuto il gioco normale, figuratevi, abbiamo visto comunque i DLC sono interessanti. Abbiamo voglia di continuarlo. Mentre per BioShock Infinite, a noi non vediamo l'ora di giocarlo. Sì, perché siamo curiosissimi, ragazzi. Perché ho giocato al primo e il 2 non siamo riusciti a finirlo perché avevamo avuto problemi con la registrazione. Infatti nel canale potete trovare forse un paio di video di BioShock 2. Però su BioShock 1 trovate tutta la serie, che esatto. Andate a vedere se volete. Perché ai tempi di BioShock 2 usavo ancora Fraps, se non ricordo male, quindi dava qualche problema, conflitto. Però ora che abbiamo anche Vinyl Section, ragazzi, possiamo fare BioShock Infinite. Scrivete nei commenti che cosa preferite, se volete vedere BioShock Infinite scritto nei commenti, diteci sì, vogliamo vedere BioShock Infinite, così noi vedremo se quanti di voi scrivono e mettono mi piace a questo vlog, magari. Esatto, un numero approssimativo, possiamo fare. Noi capiamo se mandarla avanti o meno. Detto questo, il vlog finisce qui. Sì, pollice in su, come sempre. Come sempre noi usiamo i vlog per dare informazioni e non per altro. Esatto, aggiungeteci nei vostri profili pubblici. Like alla pagina Facebook e su. Tutto in descrizione. Tutto in descrizione. E basta. Pollice in su se vi è piaciuto il video. Commentate, condividete. Ci vediamo al prossimo vlog, al prossimo gameplay, quello che volete. Ciao. No, ciao.